Pino Finannino, primo giorno qui, dopo la squadra andando di Leo, come neo coach della Pallavolo Cerignola, che si appresta a disputare questo storico campionato di Serie B. Le tue prime sensazioni? Le mie sensazioni sono bellissime. So che sto con un gruppo di ragazzi giovani che hanno tanta voglia di far bene nel mondo della pallavolo, soprattutto qui a Cerignola. Poi ho ritrovato due amici, Michele e Tommy, che abbiamo già collaborato insieme per la federazione, e quindi le mie impressioni sono molto positive. Sono contento di stare qui a Cerignola. Senti Pino, perché hai spostato il progetto delle Fucsia? Perché vedo un progetto in prospettiva dove puntano sui giovani e vedo che c'è molta passione, tanto entusiasmo. Sono sempre degli elementi importanti per una crescita e spero di lavorarci bene in questi anni e di portare dei risultati positivi. Senti, che traccia ha lasciato di importante Michele Valentino, che comunque è ancora nella Pallavolo Cerignola ed è come coordinatore delle attività di tutto lo sport fucsia? Chiede, a parte il fatto che starà sempre al mio fianco nell'operare nella prima squadra, Chiede ha lasciato un'ottima traccia positiva. Ho visto anche le sue giovani come giocano a pallavolo, quindi ci sono delle prospettive abbastanza buone per poter continuare a lavorare. Spero di dargli una mano sui settori giovanili, come lui sicuramente mi darà una mano sulla prima squadra. Ultima domanda, Pino. È chiaro che al momento è prematuro parlare di mercato, perché ovviamente poi ci saranno piano piano gli acquisti, ma l'intento è quello comunque di poter disputare un campionato tranquillo? Sì, tranquillo e soprattutto di crescita. Speriamo di riuscire a riconfermare l'organico della Serie C, che abbiamo visto un buon organico, e di mettere delle giocatrici, soprattutto giovani, di prospettiva nel campionato, per affrontare questo campionato Allora incrociamo per davvero le dita, grazie a Pino Finito e di Serie B. Grazie a buon lavoro. voi, grazie.